Potrebbe pure aver ragione. Hai capito. Sei un marziano, Marco. Sei un marziano. Quindi non è il pianeta B. Dottoressa Tocci, dottoressa Tocci, ma dal punto di vista geopolitico, ma lei non sospetta che tutta questa corsa, al di là di quello che abbiamo già detto, la corsa tra le superpotenze, eccetera, l'evoluzione scientifica che sta connessa alla stessa missione in sé e per sé, ma alla fine, con il climate change che stiamo subendo, con i rischi che la Terra sta subendo, non c'è la tentazione del pianeta B? Ma allora, diciamo, no, io credo che in questo momento qua si sta, e questa è sostanzialmente, diciamo, una competizione sulla tecnologia. Questa è una sulla tecnologia, perché attraverso la tecnologia si afferma in qualche modo il prestigio. Quindi in realtà in questo momento mi sembra, come dire, una competizione tutta terrena. Esatto. E questo che è il motivo sostanziale. Per il momento. Sì. Assolutamente. Terrena. Bene, grazie davvero, grazie. Dottoressa Tocci, grazie ai nostri ospiti. Adesso cambiamo argomento, guardiamo questo bellissimo servizio. Ci sono domande a cui sai dare sempre una risposta. Hai risposto con coraggio nei momenti difficili. Alcune risposte possono cambiarti la vita o cambiare la vita degli altri. E sempre per ogni risposta che dai, ce n'è una che meriti. Oggi Istat ti chiede di rispondere al 7° censimento generale dell'agricoltura per conoscere meglio le tue esigenze e quelle del mondo agricolo. Se ti facciamo domande, è perché meriti risposte. Censimento generale dell'agricoltura. L'Italia che fa crescere l'Italia. Allora, sono circa 1.700.000 le aziende agricole chiamate a partecipare al 7° censimento generale dell'agricoltura, che punta a conoscere e delineare il settore agricolo e zootecnico del nostro paese. E allora salutiamo, diamo il buongiorno a Chiara Gnesi, ricercatrice della Direzione Centrale per le Statistiche Ambientali e Territoriali dell'Istat. Eccola, la vedo collegata con noi da Viale Mazzini. Buongiorno. Grazie per essere buongiorno. Con noi. Allora, una settima edizione che in un certo qual modo sarà anche l'ultima. Sbaglio? No, assolutamente. Il 7° censimento generale dell'agricoltura è l'ultimo censimento decennale dell'Istat, ovvero l'ultimo censimento tradizionale di quelli che si svolgono, o meglio si svolgevano, ogni 10 anni. Difatti, d'ora in avanti, anche il censimento dell'agricoltura, così come già accade per il censimento delle imprese o della popolazione, verrà svolto con una modalità innovativa, che consiste nel integrare i dati amministrativi che già deteniamo negli archivi Istat con quelli raccolti sul campo su un sottoinsieme limitato di aziende agricole. Che significa? Significa avere comunque dati di natura completa, quindi censuaria, ma intervistare un numero ristretto di aziende e quindi minor disturbo statistico. Dottoressa, questo per il futuro. Per il momento, allora, in cosa consiste la partecipazione al censimento? Partecipare al censimento significa compilare un questionario che non è cartaceo, è ormai tutto digitale. Si può scegliere tra autocompilare un questionario utilizzando le credenziali ricevute dall'Istat, oppure chiamare il numero verde e compilare il questionario attraverso un operatore, oppure rivolgersi a uno dei centri di assistenza agricola e quindi svolgere un'intervista o di persona o telefonica. Ecco, forse vediamo anche la grafica in questo momento. Sì. La vede anche lei, dottoressa? Sì, la vedo. Ma se ho un orto devo partecipare lo stesso? Allora, tutti coloro, tutti coloro che sono chiamati a partecipare hanno ricevuto dall'Istat una lettera informativa. È chiaro che qualche unità potrebbe essere sfuggita, d'altronde facciamo il censimento proprio per verificare i nostri archivi. Quindi cosa fare? Guardare all'aspetto dimensionale. È chiamato a partecipare al censimento chiunque detenga almeno 20 aree di superficie coltivata, oppure 10 aree di vite oppure di funghi, o 10 aree di serre. Inoltre deve partecipare anche chi alleva bestiame o chi detiene anche 3 alveari di api, seppur per autoconsumo. Quindi la definizione statistica non è soltanto l'azienda agricola con la maiuscola, ma anche quelle piccole realtà locali di agricoltori o allevatori che svolgono autoconsumo. Allora, forse abbiamo gli ultimi secondi. Se non riesco a compilare quella grafica, quel modulo che abbiamo visto in grafica, come posso fare? Può chiamare il numero verde gratuito 800 961 985 e chiedere di compilare il questionario con l'operatore, oppure prendere un'intervista e compilarlo successivamente.
Si può consultare il sito web dedicato, ricordiamo, 7 a numero, censimentoagricoltura.it, e trovare una serie di quesiti specifici, oppure ci si può rivolgere a un centro di assistenza agricola. Io vi ricordo che se doveste ricevere una telefonata da un numero fisso che è 45 20 20 83, rispondete perché è l'Istat che vi chiama. Allora risponderemo. Se mi chiamano per le mie 4 piante di pomodoro rispondo, va bene? Grazie dottoressa. Grazie, buona giornata. Grazie. Meteo, allora, tenente colonnello Daniele Moccio.